Beh, sì, ovvio che vogliamo il Deinonychus, non abbiamo altra scelta, a parte il Kankavarfaldodron, insomma, quell'altro dinosauro che non conosciamo. Ebbene, ritentiamo. Allora. Sì, ma io non ho capito perché ogni tanto correre, ogni tanto va lento. Cioè, non c'è un modo per farlo correre. Hai 32 messaggi nella chat, vastatore. Ma sì, andiamo a leggerli, facciamoci i fatti degli altri. Tocca per chattare. No, Alex, no, non mi interessa chattare. Io non voglio chattare, io voglio giocare. Voglio giocare. Ma magari nella chat puoi ricevere qualche aiuto. Non ho bisogno d'aiuto, ho bisogno soltanto di esplorare. E di bere soprattutto, perché non voglio morire di nuovo. Quindi andiamo a far bere il nostro Deinonychus. Ah, però è lento! Dai! Sei un Deinonychus, cavolo, corri! E bevi, vai. Sì, ho cliccato, bevi. Ah, glu, 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 glu. Comunque è molto accurato come gioco, devo dire. Cioè, anche il modo in cui bevono è molto realistico. Sì, è vero! Mi sta piacendo proprio tanto questo gioco! Sì, praticamente ti insegna a vivere come vivevano i dinosauri nella preistoria. È molto, molto, molto interessante e distruttivo. È distruttivo! No, è ed istruttivo, Alex, nel senso che è istruttivo. Cioè, si imparano cose. Vero, e si impara l'inglese! Ah, sì, sicuro. Speriamo di imparare un po' di inglese con questo gioco. Ok, io dovrei cercare da mangiare, però non so dove cercarlo e non vorrei arrivare nuovamente allo stremo delle forze. Cioè, io mi sbrigherei volentieri, mi metterei a correre a cercare cibo, però questo qui non corre. Non so cosa devo fare per correre. Dai, corri, per favore, fallo per me. Boh, che devo fare? Vabbè, dai, si sta facendo una passeggiatina! Sì, me la farei volentieri la passeggiatina, Arex, soltanto che se ce la prendiamo troppo con calma, questo muore! Ma cosa mangia un Deinonychus? Beh, il Deinonychus era carnivoro. Quindi dovremmo cercare un po' di carne, piccoli animali, cose così. E dobbiamo fare attenzione a qualsiasi tipo di movimento! Allora, io mi sto girando intorno, ragazzi, ma non vedo dinosauri. Una mappa mi sarebbe molto comoda. Però mappe non ne abbiamo. E dobbiamo contare soltanto sulle nostre forze, sui nostri sensi. Vediamo come stanno messe le abilità. La socialità è proprio allo 0%. La temperatura invece è al 100%. La nutrizione è al 54%. Quindi credo che abbiamo ancora un po' di tempo. Ora è al 53%. Ora è al 52%. E niente, non possiamo perdere tempo, ragazzi. Dobbiamo urgentemente trovare da mangiare perché il punteggio si abbassa a vista d'occhio. Quindi. Sì, ma no, non senti l'istinto di sopravvivenza, cavolo? Ah! Mi è preso un colpo! Mi è passato un tirannosauro! No, mi è passato proprio sopra il tirannosauro! Ci sono morto! Ma che cavolo l'ha visto? Mamma mia, ragazzi, ma questo gioco fa paura! Ma perché ti sei spaventato per un tirannosauro? Ma scherzi, Arex! Fino a qualche secondo prima non c'era nessuno e poi mi spunta tutto d'un tratto un tirannosauro grande quanto una casa! È ovvio che mi prende un colpo! Vabbè, ricominciamo la partita. Gioca! Ah, che noia! No, dai, non è vero, non è noioso il gioco, ragazzi, è che dobbiamo ancora capire come funziona. E ci metto un sacco a caricare. Dai, sbrigati! Stai calmo, pastatore, stai calmo! Boh, ma se clicchiamo gioca adesso senza dico che si fosse caricato, perché non era ancora carico del tutto, però ho cliccato comunque gioca, non vorrei che il gioco si rimbambisse. E infatti mi sembra un po' rimbambito. Cioè, guarda, l'immagine non è nitida. No, ok, adesso si è ripristinato tutto. Ok. Va bene, possiamo ricominciare a giocare. Sì, ti prego, datemi un po' di luce però. Luce, luce, luce! Datemi luce che non vedo un cavolo! Ma se clicco su queste tre ondicine verticali. Oddio, che ho fatto? Oddio, chi è questo? Oddio, ho un dinosauro dietro. No, quello non sono io. M'ha ammazzato! M'ha ammazzato! Sì, ragazzi, però se mi date un gioco in cui non si vede un cavolo, è tutto buio, e io che cosa devo vedere? Io non riesco a proteggermi, non riesco a scappare. È buio, non è colpa mia se è buio. Dai, pastatore, tranquillo, ritenta. No, mi sto alterando.
Vai, gioca. Ma perché è notte? Perché è notte? Io non capisco, non si vede niente. Vabbè, qui, chi sono questi? Qui abbiamo dei Baryonyx che pescano, vabbè. E niente, di nuovo buio. Dicevo, cosa succede se clicco su queste tre ondicine verticali? Dato che prima cliccandoci diventava notte, adesso dovrebbe diventare giorno. E invece no, resta notte. E niente, andiamo a farci mangiare, anche se lì ho visto una luce strana. Sì, però corri, fratello, corri! E che cavolo, è normale che poi ti pappano! Sento una musica molto inquietante. Non mi piace. No, infatti anche a me non piace, inizio ad avere paura. No, non avere paura, Arex, guarda, guarda le stelle, guarda come sono belle le stelle. No, 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 non sto facendo molto caso alle stelle, sto facendo soltanto caso all'oscurità che ci invade. È vero, è tutto molto molto buio. Non si vede un cavolo, ragazzi, non si vede un cavolo. Anche se ci fosse un piccolo dinosauro da pappare, non si vedrebbe. E non si vedrebbe nemmeno un ipotetico predatore pronto a sbranarci. No, bastatore, coprimi gli occhi. Mamma mia, ragazzi, che tensione, che tensione. Ok, la musica si fa un pochino più energica, no? Significa qualcosa? Significa che sta per succedere qualcosa di brutto? Mamma mia. Dai, qui si vede un pochino di più. Oddio. Che c'è, bastatore? Ah no, quello sull'orizzonte mi è sembrato un dinosauro, in realtà era un albero. Ma in realtà potrebbero essere dei dinosauri. Sì, allora, lì sul... Oddio, che ho fatto? Ho zoomato sul sedere, non l'ho fatto apposta. Volevo zoomare lì alla riva del fiume, perché mi sembra di vedere dei dinosauri laggiù, ma... Il tempo di raggiungere quel punto, noi saremo già morti. Infatti adesso andiamo a vedere le abilità, vediamo che punto siamo. E infatti abbiamo il 61% di nutrizione, che pensandoci non è nemmeno tanto basso. Cioè abbiamo ancora tempo per sopravvivere, sperando che non ci spunti un predatore da dietro il sedere pappandoci vivi. Però non pensiamo negativo. Torniamo al gioco. Ah. Non lo so, ragazzi, non lo so. È difficile sopravvivere con questa atmosfera così cupa. Per fortuna... Oddio, sento un rumore strano. Oh, no, dai, ehi, non mi fate scherzi. Oddio, oddio, che hai visto, bastatore? Zitto, zitto. A sinistra ho visto una cosa molto brutta. Che hai visto? Ho visto un predatore molto grosso, non so cosa sia. Eccolo, eccolo. Oh, mamma, potrebbe essere un T-Rex. Credo proprio di sì. E dici che lo possiamo pappare? Ne dubito, Arex, il Deinonychus è troppo piccolo per mangiare. Oddio, oh no, no, dimmi che non mi ha visto, dimmi. Non mi ha visto. Mamma mia, che paura, che ansia. È vero, ragazzi, sto gioco è terrificante, cavolo. Dove è andato quel tirannosauro? Voltiamoci piano piano. Non è che ancora nei dintorni? No, ragazzi, l'abbiamo scampata bella. Mamma mia, che fortuna. Dai, procedi piano piano. Secondo me è per questo che non corre il Deinonychus. Per non farsi sentire dai predatori. Sì, può essere. Mamma mia, mamma mia. Dai, però hai bisogno di cibo. Devi mangiare qualcosa. Ma qui non vedo niente. Ah. Non lo so, ragazzi, credo che questo gioco stia diventando un po' troppo dispersivo. E noto che è un problema molto frequente nei giochi per smartphone. Tu sei disidratato. Ok, andiamo ad idratarci. Sì, ma dov'è il fiume? Penso sia lì. C'è quella grande macchia nera e penso sia il lago. Non il fiume, il lago. No, non è un lago, o è un fiume. Non lo so, ragazzi, non si vede un cavolo, non lo so.
Ok, comunque acqua, quindi vai a bere. È acqua? Siamo arrivati? Mi sa di no, Vastatore. Ma scusa, credevo fosse acqua. Dove sono? Sei disidratato, ho capito. Cerca l'acqua. Come faccio a cercare l'acqua se non mi dai un po' di luce? Illuminati! E dai! No, ragazzi, non si vede veramente niente. Cioè, diventa sempre più buio qui. Cosa devo fare per avere un po' di luce? Io non so dove cercare l'acqua in questo modo. Vuoi entrare nel pacchetto Wolf? Non so chi sia. No! No, no, mi ha mangiato, ma che è? Ma perché? Perché io non vedo mai un cavolo e i predatori mi vedono? Pure io sono un predatore! Lo so, Vastatore, lo so. Ma dai! Come fanno gli altri predatori a vedere me? Perché io le mie prede non le vedo? Non è giusto! Secondo me dovremmo studiarcelo bene questo gioco, Vastatore. Sì, lo penso anch'io. Comunque, io direi di ritentare la prossima volta. Sì, anche io. Secondo me dovremmo dargli una possibilità a questo gioco. Sembra proprio interessante. Sì, è vero, magari dobbiamo solo capire come funziona. Quindi niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!